pensi a prendere voti, ci penseranno gli abruzzesi a rispondere. A proposito di voti, proprio Fina ieri ha anche detto che l'obiettivo è quello ovviamente di ottenere molti voti e di superare Fratelli d'Italia, che è il suo partito. Auguri. Così il presidente della regione Marco Marsiglio, rispondendo alle dichiarazioni del segretario regionale del Partito Democratico Michele Fina, che ieri in occasione della presentazione ufficiale della lista Italia Democratica e Progressista e quindi dei candidati abruzzesi in corsa per il Parlamento alle prossime elezioni politiche del 25 settembre, ha inserito il governatore Marsiglio tra i paracadutati in Abruzzo. Marsiglio conferma che le candidature del centrodestra saranno ufficiali ad Oras e saranno vincenti e che Fratelli d'Italia otterrà un largo consenso che porterà Giorgia Meloni a governare il paese. L'ho vista crescere, per me è anche un'emozione particolare fare questa campagna elettorale in questa dimensione e con questa prospettiva molto concreta di vederla presiedere il governo italiano, e credo che per l'Abruzzo avere la possibilità anche di questo rapporto così diretto, personale oltre che politico, possa essere e sarà sicuramente un'opportunità in più di crescita per il nostro territorio, territorio al quale Giorgia Meloni ha sempre dimostrato grande attenzione, sul quale Fratelli d'Italia ha sempre investito. Non è un caso che L'Aquila sia stato la prima città, capoluogo di regione, ad essere governata da un sindaco di Fratelli d'Italia, e l'Abruzzo sia stata la prima regione in Italia ad essere stata presieduta da un presidente espressione di Fratelli d'Italia. È evidente che sui tavoli nazionali Fratelli d'Italia, quando si parla di Abruzzo, punta le sue carte e le sue carte migliori, e questo è indice di una grande sensibilità, di un grande legame, di un legame fortissimo di cui potremo misurare i vantaggi con il nuovo governo. La pattuglia di parlamentari che porteremo a Roma sarà una pattuglia molto forte, molto radicata sul territorio, con grandissime anche competenze amministrative pregresse, quindi saranno persone di grande sostanza e vedrete la forza di queste liste.